Amici del Kun, ben ritrovati qui dal Barona Cottage in compagnia di Davide Miani. Siamo qui in campo con Roma Capocce ed FC Amalgama. Amalgama che cerca il riscatto dopo la sconfitta subita per 6-3 contro un ottimo Shelby che abbiamo visto questa sera ancora in grande spolvero. 3-3 invece il risultato finale della gara fra Svolta FC e Roma Capoccia all'esordio in campionato alla Forest Bridge. Aspettiamoci grande spettacolo da queste due squadre che hanno già dimostrato di avere tantissime armi da sferrare nel proprio arsenale. Ringraziamo dunque quanti ci seguono, popcorn alla mano, buon calcio a tutti. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara che è arrivato adesso. Si comincia con il primo pallone toccato dai ragazzi della Roma Capoccia. Adesso ancora prova ad andare via in qualche modo Di Nardo. Poi Angeloni la lascia lì per il destro. Occhio a Di Nardo! Che calcia tutto solo a due metri dall'estremo difensore avversario. Che si distende, riesce ad allontanare subito. Primo intervento decisivo per Coppola. Poi si fa vedere anche Meroni, il pallone invece centrale per il tiro dalla distanza, pericolosissimo di Massenti. Primo squillo anche per l'Amalgama, palla però sul fondo di un nulla. Ancora palla buona sulla destra per l'Amalgama, può calciare Meroni, respinge ancora l'estremo difensore avversario. Allora prova a ricominciare l'Amalgama. Battuta subito la rimessa, ma senti, può calciare la respinta di Vencato, poi ancora il tiro che attraversa tutta la porta, non arriva nessuno per il tap-in, ancora davanti FC Amalgama. Solo di impensierire la difesa avversaria, ancora davanti con Ferri che allarga sulla destra per Meroni. Ennesimo contropiede di Roma Capoccia, squadre molto lunghe in questo frangente. Occhio perché Pedrinoni può metterla dentro, può anche calciare, preferisce il cross. Quel pallone che rimane lì per il gol dell'1-0 degli All Blacks. Il tap-in vincente col numero 9 di Celani. 1-0 Roma Capoccia, Amalgama che dopo aver giocato meglio probabilmente in questi primi 20, in questi primi 12 minuti ha trovato questa rete subita. Davvero bravissimi qui i giocatori di Roma Capoccia a sfruttare l'occasione creata. Ferri si appoggia da Kulicki, poi Meroni allarga sulla sinistra ancora per Massenti che deve calciare, lo fa col mancino! Subito la risposta dell'FC Amalgama, 1-1, palla al centro, tutto da rifare. Ha tolto le ragnatele dal palo il numero 79 dell'FC Amalgama in maglia gialla. Non ha potuto far nulla Vencato. Tutto da rifare dunque. Celani la mette giù. Attenzione ancora. Celani attaccato da Massenti che gli porta via il pallone. Poi lotta ancora il numero 9. Gliela porta via. Poi c'è il tap-in. E il gol del vantaggio di Roma Capoccia. Ancora avanti con il tap-in di Bortoli. Ma gran parte di questo gol è da attribuire certamente a Celani. Ancora lui che lotta e ringhia su ogni pallone. Conquista un pallone preziosissimo. 2-1 dunque Roma Capoccia. Amalgama ancora ad inseguire. Massenti è solo, può controllare. Pallone è molto complicato questo da gestire. Cerca poi l'imbucata. Kulicki controlla. Calcia! La parata miracolosa dell'estremo difensore di Roma Capoccia. Straordinario Vencato. Straordinario. Pallone in calcio d'angolo. Fischia due volte il direttore di gara, mette fine al primo tempo regolamentare. 2-1, risultato parziale in favore degli uomini in maglia nera di Roma Capoccia. Partita comunque decisamente apertissima. Aperta a qualsiasi risultato. Si riparte dunque con il secondo tempo regolamentare. Roma Capoccia costretta a difendere il vantaggio contro un FC Amalgama comunque molto rognosa, con tanti uomini in panchina, che potrà ancora dire la sua. Occhio a Celani che allarga sulla sinistra, pallone dentro, ancora Celani, il rimpallo che sfavorisce la difesa dell'FC Amalgama. 3-1 subito in inizio di ripresa, vantaggio che si comincia ad aumentare, dilaga dunque Roma Capoccia. 3-1 che riceve adesso sulla sinistra, attaccato, va via ancora numero 10, può calciare con il destro. Palla fuori davvero di pochissimi centimetri, nulla da fare ancora per l'FC Amalgama. Marco,
Alla messa dentro, occhio, perché rimane lì. Poi c'è il tiro. Ancora Celani, ci ha provato. Da due passi non ha inquadrato lo specchio della porta. Rimessa sul fondo, dunque, per Coppola. Meroni in verticale, Toto Brocchi diceva, può calciare, allarga invece intelligentemente sulla destra il tiro. Da due metri, palla direttamente sul fondo. Davvero tanta sfortuna questa volta per Ferri, che non inquadra la porta. Ancora, attenzione ad Angeloni che prova ad andare via, gliela tocca in qualche modo un difensore avversario, poi ancora palla buona. Si fa vedere Pedrinoni, il pallone per lui, aggancia col destro, calcia col mancino! Che gol di Pedrinoni che mostra la maglia! Ancora segno Roma Capoccia, straripante in questi minuti. Amalgama costretta ad inseguire. Adesso Pedrinoni. Pallone dentro, Meroni, bravissimo in fase di interdizione. Ancora Meroni, allarga sulla destra per Kulicki, che non inquadra la porta di prima. Buona l'idea, almeno l'esecuzione da parte del numero 87 in maglia gialla. Occhio all'imbucata, perfetta! Mamma mia, che gol con la suola di Federico Angeloni. Pallone con il contagiri, ha sorpreso davvero tutti. Era sparito dai radar il numero 10 in maglia nera. È ricomparso in area di rigore col pallone fra i piedi e l'ha messa in buca d'angolo. Ancora segno Roma Capoccia. Meroni cerca Kulicki che riesce ad andare via, calcia col destro Kulicki, forse l'ha toccata Vencato, pallone comunque termina sul fondo. Meroni lotta, non riesce però a tenere il pallone in campo, allora calcio di rigore in favore dell'Amalgama, parte Kulicki, palla in buca d'angolo. Arriva il secondo gol di serata per gli uomini in maglia gialla che provano a sovvertire le gerarchie dei primi 15 minuti del secondo tempo. Calcio di punizione, c'è Luongo sotto la traversa, Luongo! Ancora segno Roma Capoccia che sta dilagando in questi minuti, a segno anche lui col numero 55, il gol di Luongo di testa. Occhio al pallone, in verticale, ancora davanti a Coppola, che riesce a respingere. Non può nulla questa volta Pedrinoni, ma finisce qui anche il secondo tempo regolamentare. Vince e convince Roma Capoccia contro un FC Amalgama un po' troppo arrendevole, che dovrà ancora misurare, ancora regolare alcune geometrie. Da Davide Miani, per stasera è tutto, grazie e alla prossima.